Un pareggio prezioso, un pareggio condito da gol che fuori casa valgono doppio. Finisce 1-1 l'andata tra le finaliste dei play-off nazionali che regalano un posto in Serie D. Al Ventura, su un campo tosto in forma, ambiente e dimensione, il Costa d'Amalfi strappa un pareggio dal valore ab enorme, fermando le vellità di un Bisceglie seguito dal pubblico delle grandi occasioni. Pubblico del Costa d'Amalfi arrivato dalla costiera non da meno. La partenza a razzo è degli ospiti, punizione pericolosissima di Ayana e il matrone al quindicesimo che cincischia, indeciso se tirare o passare al compagno Cappello, sprecando così l'occasione. Il vantaggio però è dei locali, con un cross di Monaco che inganna Manzi con una traiettoria killer. Occasione per il pareggio per il Costa, prima con Cappello, ingannato dal terreno irregolare, e poi con Caputo di testa nelle braccia del portiere di casa. Occasione dopo per il raddoppio del Bisceglie a fine primo tempo, con Pignataro e soprattutto con Bonicelli, con balla bloccata bene da Manzi. Il pareggio di Pepe, dopo un atterramento in area di Cappello, costretto a uscire, apre la ripresa. Ancora un inserimento perfetto e un colpo di testa chirurgico che fa esplodere i tifosi del Costa. Le squadre calano alla distanza su un terreno pesante, finisce senza ulteriori emozioni, 1-1 tra Bisceglie e Costa d'Amalfi. I costieri per andare lì hanno la possibilità ovviamente di vincere e fare 0-0, con l'1-1 si va ai supplementari. Qualsiasi altro pareggio, oltre che la vittoria del Bisceglie, qualifica gli ospiti, tipo 2-2, 3-3, eccetera. Sarà fondamentale usare la testa, a Maiori c'è la storia in palio, una situazione apertissima che regala un finale palpitante. Sicuramente è stata una buona partita per noi, soprattutto nel risultato, loro sono una grandissima squadra, non scopro certo io, abbiamo fatto una fase di non possesso quasi perfetta che ci consente di arrivare al secondo round con un pareggio e quindi giocarci tutto per tutto in casa. Ormai le palle inattive ci fanno un grande favore, noi le proviamo tanto e quindi questo ci fa piacere, perché poi quando fai gol su cose preparate ti conforta ancora di più. Sì, abbiamo preso gol, mi sembra, su un cross, ma non voglio rivederlo, è chiaro, non voglio parlare prima, però se è così abbiamo preso un gol su un cross, diciamo, fortunoso. Poi abbiamo gestito abbastanza bene il gioco con una palla gol nitida di Matrone, se ricordo bene, il nostro quinto, e poi sono venuti fuori loro in maniera forte, e potevano fare anche loro gol oltre quello effettuato, e poi nel secondo tempo abbiamo tenuto bene il campo con l'uscita purtroppo per infortunio di Cappiello, abbiamo preso un po' di profondità, ma abbiamo fatto una grande fase di non possesso. Primo tempo potevamo chiudere la partita, abbiamo avuto 3 palle gol clamorose, potevamo chiuderla il primo tempo, poi loro hanno avuto gol su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo dove abbiamo perso l'uomo, poi si sono messi dietro e non hanno più giocato. E come solito dico sempre che non mollarle mai, perché sono convinto che ci possiamo fare. Abbiamo le carte in regola, bisogna alzarsi, rialzarsi, non è che non abbiamo vinto una sconfitta, è un pareggio, possiamo anche andare a vincere là sicuramente, pareggiare pure là e giocarci la partita fino alla fine. C'è da battagliare, una squadra come, se siamo arrivati in finale, siamo una squadra forte come loro, quindi sono convinto che ce la possiamo fare. Ha avuto un'ottima occasione e due ne ha avute a Bonicelli, una di testa e una davanti alla porta, un rigore in movimento sbagliato. Mi dispiace perché è un ragazzo splendido, però sai, sono gol che sono importanti, bisogna fare gol in quei frangenti. Non ti regala nessuno 3 palle gol in quella maniera. Poi alla fine abbiamo preso pure un palo con Pignataro, potevamo andare sul 2-1, però se abbiamo avuto tutte queste occasioni vuol dire che là ce la possiamo andare a giocare benissimo. Sicuramente non andiamo là a fare barricate, ce la andiamo a giocare a viso aperto.